Tanti sono i segnali che ci arrivano dal pianeta Riccanza. Nuove sono le tipologie e altre le forme di vita che abitano il pianeta. Sono belle, eccentriche, stravaganti, ma soprattutto ricche. Ognuna con la propria passione. Quello che io voglio fare nella mia vita è essere un'imprenditrice. La mia più grande passione è sicuramente l'arte. Amo il mio corpo. Sono la regina dei Chihuahua. Oltre ad essere di successo, sono anche madri premurose. Sono mamma di due meravigliosi bambini. Mia figlia con me si diverte. Sono una mamma super glam. È il ruolo più importante per me. Proprio questa è la caratteristica che le accomuna e ci fa esclamare: mamma, che Riccanza! Sono Noemi, napoletana, artista e designer di una linea di borse di lusso che ho realizzato dedicandola a mia figlia. Cécile Zaffiro, appunto il nome della mia bimba. La mia famiglia ha origini aristocratiche e io ci tengo a sottolineare tantissimo questa cosa perché detesto Nouveau Riche. Odio. È un personaggio creativo e subliminale, è qualcosa di onirico, è reale e irreale allo stesso tempo. Sono una mamma particolare, super rock, super glam. Mia figlia mi piace che da subito partecipi all'idea che comunque una mamma non è una figura in cui la donna finisce. Cioè, sono più contenta che mia figlia abbia una mamma che vede truccarsi, uscire, andare a teatro, avere amici glam. Oggi, nello splendido golfo di Napoli, è una di quelle giornate dove basta andare in riva al mare ed incontrare Noemi con la sua bambina cavalcare in spiaggia. Da vera mamma glam, vestita dello stesso colore del suo cavallo. A Napoli c'è un maneggio molto di nicchia che ha possibilità di andare a cavallo in spiaggia. Tornerei all'epoca dei cavalli. Le macchine inquinano, i cavalli sono divini. Io ho voluto portare mia figlia. Amore, devi trasmettere sicurezza al cavallo. Sì. Spalle dritte. Devi lasciare andare e trasmettere. Sì. E trasmettergli sicurezza. Sicurezza. La sicurezza la trasmetti stando bene, dritta, sguardo fiero. Mia figlia monta a cavallo da quando aveva un anno. E desidero per lei un grande futuro di amazzone. Sei pronta per diventare un amazzone? Guarda avanti. Sì, sì, guarda avanti, dritta, mantieniti. Senti il movimento del cavallo, lo avverti il movimento? Ecco, lo devi assecondare. Sì. Guarda avanti. Lei lo vuole abbracciare. Vuole abbracciare, sì. Mi chiamo Sabrina Ferrara. Io sono la regina dei Chihuahua. Vivo la mia vita nel mio lavoro. Il mio lavoro è il massimo del divertimento. Lei ha questo negozio meraviglioso, tutto luccicoso. Non puoi fare a meno che andare lì e comprarti qualcosa perché è tutto super, 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 super. Vivo a Roma Nord, in una zona molto in. Ho mio marito che è un collezionista d'arte. Pesante, ma tanta arte, arte, arte. Poi alla fine non posso neanche dire niente perché io colleziono borse. Che gli vado a dire a uno che gli piace un quadro? Sabrina è la mia Helios, sarebbe a dire il sole. Il rapporto con mio marito è strepitoso. Anche se lui dice che per il 95% lui mi ama, ma per il 5%. E il gesto rende l'idea, vero? Tutto quello che voglio ottengo. Non c'è niente che avrei voluto, ma non ho potuto o non mi è accaduto. Il mio sogno era avere una figlia femmina con i ricciolotti biondina. Ludovica è un angelo biondo ricciolino dolcissimo che mi ama da pazzi. Oi Olimpia, dai su, prepara la musichetta. Mi sveglio al mattino, molto presto, accompagno Ludovica a scuola, mi faccio due chiacchiere con la maestra. Andando in una scuola privata, giustamente, posso permettermi di rompere le scatole, altrimenti l'avrei portata alla statale. Dopo che ho portato mia figlia a scuola, vado al centro estetico. Non è che uno la mattina si alza, va, porta la bambina a scuola e c'ha tutti i capelli a posto. Siamo un po' come le veline, no? Certo. La bionda e la moda. O come Thelma Louise. Abbino il momento della cura a chiacchiere con amiche. Io senza di te non riesco a stare. Non mi rendo conto. E hai quell'ironia che la mattina mi dà quella carica in più. Sono tipo effetto guaranà io. Dove vado io a farmi i capelli? A casa mia c'ho il museo. Ragazzi, e io mi vado a fare i capelli nel museo. Stai lavando i capelli così e ti vedi tutti quanti sti angioletti. A Cappella Sistina.
siamo a Roma, la città più bella del mondo. Caspita, mi vuoi mandare a fare i capelli nel negozietto londinese? No. Senti, amore mio, ma questa sera che facciamo? Usciamo? Che dice tuo marito? No. Vabbè, io addormento Ludovica. Io devo addormentarne tre e poi veniamo. Parliamo un po' dei nostri mariti, sparliamo un pochettino, ci facciamo il manicure. Facciamoci belle come le ragazze di Roma Nord. Perché non ti fai la French come me, più naturale, più elegante, no? Perché la French è un po' da Roma Sud. Ma no, Roma Sud zero proprio, tesoro. Per chi non è di Roma c'è un po' di differenza sostanziale tra Roma Nord e Roma Sud. Non è il nord-sud geografico, è il nord-sud mentale. Francia, sai che c'è, amore? Che è più naturale. È più che uso molto le mani. Perché e poi tu non mi fai vedere l'anello chihuahua. Ah, scusa, per l'anello. Se metti tu adesso l'anello lì su, guarda che non si vede. Guarda che si vede. Guarda che si vede. Vabbè, ragazzi, ma a me piace questo colore, mi piace perché rosso. Perché sei aggressiva. No, non sono aggressiva, io sono dolce, ma mi piacciono i colori intensi. Poi il rosso è passione, il rosso è amore. Mi levi il cane dall'anulare, grazie. Senti, amore mio, il cane, no? Costa milioni di euro. Va bene, Sabri? Andrebbe quasi bene, ma un po' di phon? Facciamo le cose un po' alla vecchia maniera? Prendiamo il phon? Ma certo, ma prendi il phon, dai, su, che sei a fare la ripulita qui con queste macchinette. Che palla timida. Il phon con l'aria fredda asciuga meglio di queste macchinine. Anche l'acqua fredda, lo sai? Sì, ma non mi va ad alzarmi e andare sotto l'acqua. Un po' da provinciali, no? Roma Est. Da lunghezza in poi si fa così. Mm. Sì, perché lì ci sono i laghi. I laghi, sì. E allora uno va nel lago, mette le mani appena fatte. Brava, Fede. Sei perfetta. Ma tu ti rendi conto? Chiedo il phon, mi arriva il phon. Solo qua. Oh, grazie, Laura. Oh, wow, amore. Siccome io sono molto social, tu lo sai. Ah, la fotografi prima di mangiarlo. E lo posti. Certo, amore mio. No. Perché le mie clienti devono sapere cosa mangi. Certo. Allora ti fotografo io mentre lo mangio. Si fa per i follower. Perfetto. Stupendo. Adesso ci mette sempre tutti i filtri, le cose. Amore mio, 10.000 filtri, ovvio. Hashtag. Ti amo. Hashtag. Sei bellissima. Hashtag chilling. Hashtag amaga. Hashtag sunshine. Hashtag mom and daughter time. Sono Natasha Slater, sono una PR e vivo a Milano. Sono londinese, ricordiamocelo. Sono capitata qua e Milano mi ha adottato. Se Natasha fosse nata a Palermo, sarebbe la regina di Palermo. Avrebbe messo vodka nella granita e un po' di caviale nel brioche. Io sono una persona abbastanza diretta, difficile ai momenti e determinata. Spesso mi chiamano stronza o in inglese bitch. Quando una donna ha un'opinione e dice quello che vuole e non ha paura, allora verrà sempre considerata una stronza. Per me va bene, basta che mi ascoltano. Io ho sempre voluto essere mamma. E così, in modo determinato, ho fatto anche questa cosa. Infatti è nata Lola. Mia figlia è la numero uno per me nella mia vita. Ho sempre creduto che una donna non deve essere solo una cosa, nel senso, per me sono due scelte, essere Natasha ogni giorno e essere anche madre. Gli uomini hanno figli, lavorano, anche le donne hanno figli, lavorano. A Milano, l'intraprendente Natasha si aggira per via Monte Napoleone con un obiettivo ben preciso: fare shopping. Io quando sono stanchissima, se mi dici andiamo a fare shopping, io ci sono. Ciao Natasha, ciao, come stai? Ciao Raul, come stai? Non vedo l'ora di vedere la nuova collezione. Devo fare grandi acquisti per degli eventi. Devo essere pazzesca. Sono anche fortunata di avere tanti amici che lavorano proprio dietro queste case come stilisti, come nel caso di Roberto Cavalli, che c'è il direttore creativo Paul Surridge, che è uno dei miei migliori amici. Quando ho un amico che si presta a lavorare, cerco sempre di dare supporto. Indossare, fare shopping, comprare le collezioni. Questa gonna. Zebra in d'oro. Con
questo è il tuo pin, Maria. Super sexy, mi piace molto, certo, questo contrasto. Poi lo veniamo anche con questa ceppa. Un po' strong. Mai è sufficientemente strong. Proviamoli. Prova, sì. La moda era una passione da quando ero bambina. Parlavo alle mie scarpe da bambina, lì mettevo tutta una linea e dicevo oggi ti porterò a te, ti indosso a te, venerdì indosso te. Guarda, mi adoro. Cosa pensi? Veramente, stai veramente splendida. Super silhouette, sì. Eh? Guarda. Sto bellissimo. Ok. Pazzesco. Vestirmi bene, avere stile, per me è molto importante. Non è una fashion addicted di quelle oh my god che cosa mi metto oggi, però mi piace vivere la moda, è comunque il suo mondo. Questo l'adoro particolarmente. I miei vestiti non creano la mia identità, io ho la mia identità, quindi qualsiasi cosa io lo posso indossare, la mia personalità che lo rende vivo.